Questi test rapidi, se approvati velocemente e resi disponibili velocemente, potrebbero cambiare in maniera drammatica questi nostri mesi durante i quali stiamo aspettando il vaccino. Immaginate che uno, prima di uscire di casa, si faccia uno di questi test da solo per capire se è contagioso, oppure che all'ingresso di una sala da concerto, di un cinematografo, di un ristorante, di un'aula universitaria, si possa fare questo test velocemente, economicamente. Ecco, potremmo veramente dare un colpo decisivo al virus, naturalmente in attesa del vaccino che tutti speriamo possa risolvere definitivamente il problema. I tamponi peraltro sono fastidiosi, i tamponi sono costosi e, come avete visto, sono meno sicuri per bloccare la malattia, anche perché chi è tamponato si può infettare e può diffondere la malattia con grande efficienza. Peraltro, come tutte le pratiche mediche, non sono privi di rischio. Ci sono degli studi che hanno visto che in media ogni milione di tamponi ci sono 12 eventi avversi non lievi. Sono emorragie, che richiedono talvolta anche trasfusioni, si può rompere il tampone e può essere necessario un intervento chirurgico per recuperarlo. Addirittura è stato descritto un caso nel quale, per un tampone eseguito male, una persona ha avuto addirittura una lesione delle membrane che ricoprono il nostro sistema nervoso centrale ed ha perso del liquido cefalorachidiano. Quindi un evento grave. Insomma, per evitare tutto questo abbiamo un vaccino che è molto sicuro e molto efficace e che senz'altro è consigliabile.